Buonasera e buon martedì a tutti, gentili telespettatori di Teleprima. Siamo qui, come tutti i martedì, a Sport 91 Live per l'analisi della giornata di Serie A che si è conclusa. Il nostro focus sulle squadre campane lo farò, come tutti i martedì, in compagnia di Alessia Bartiromo. Ciao Ale, buonasera. Ciao, ben ritrovato. Appunto, analisi che è finita con la giornata di ieri, che è stata caratterizzata da due partite molto molto importanti. Andiamo dunque subito alla lettura della grafica. Giornata 33 che si è aperta con una sfida salvezza molto importante, vinta dal Genoa contro lo Spezia. Genoa che ha vinto 2-0, poi c'è stata un'altra partita delicata, sempre in tema salvezza, tra Parma e Crotone, vinta dai calabresi 4-3, ha vinto anche il Sassuolo contro la Sampdoria. L'Udinese batte il Benevento al Vigorito, situazione difficile dei saniti, ne parleremo. Vince e si avvicina sempre più allo scudetto l'Inter contro il Verona, pareggio tra Fiorentina e Juventus, vince anche il Cagliari contro una Roma che forse già era con la testa a Manchester, vittoria importante anche dell'Atalanta contro il Bologna 5-0. E come si diceva nella giornata di lunedì, il Napoli sbanca l'Olimpico Grande Torino appunto del capoluogo piemontese, e la Lazio batte invece il Milan per 3-0. Diamo anche un rapido sguardo alla classifica, con l'Inter che avvicina in maniera sempre più concreta la vittoria dello scudetto. Manca davvero poco, potrebbe già raggiungerlo la prossima giornata in caso di vittoria e non vittoria dell'Atalanta, che però è seconda in classifica. Poi al terzo posto appaiate Napoli, Juventus e Milan in una lotta Champions sempre più aperta, non va esclusa la Lazio, la vedete a 61, ma c'è ancora una partita da recuperare contro il Torino. Nelle zone basse della classifica invece il Benevento è stato raggiunto dal Cagliari, e in questo momento sarebbe proprio la squadra di Inzaghi, finisse ora il campionato, a salutare la massima categoria. Dopo la nostra lettura di partite e classifica arriva il momento della partita di Alessia Bartiromo. Sì, io le dividerei tra Cagliari-Roma e Parma-Crotone al 50%. Inizierei appunto da Cagliari-Roma, perché non mi sta piacendo l'atteggiamento della Roma in campionato. Troppo distratta, troppo proiettata agli impegni europei, con questo impegno contro il Manchester United assolutamente affascinante, certo, blasonato, da non sottovalutare, perché potrebbe essere un po' il pass per la salvezza della stagione, quindi per far dimenticare anche ai tifosi tutte le polemiche, comunque un andamento troppo altalenante in campionato che non sta piacendo e non sta convincendo, tant'è vero che la Roma sembra essere già proiettata nella programmazione della prossima stagione, che al momento sembra essere senza Europa, né quella che conta, sì, né quella meno blasonata. Quindi ovviamente tutte le speranze potrebbero essere riposte in un'eventuale finale di Europa League, ma tutto ciò è molto molto difficile, non è assolutamente scontato. Quindi assolutamente ci insegna anche che le squadre della bassa, bassissima classifica, anche quelle che magari non hanno niente più da chiedere a questo campionato, come lo stesso Crotone, comunque riescono a fare proprio le partite, riescono a giocare con tutta la garra che hanno in corpo e ovviamente non vogliono lasciare punti a nessuno, neanche a coloro come il Parma, che invece stanno lottando, sì, per un barlume di speranza, in questo caso di salvezza. La cosa appunto che mi lascia un po' perplessa, tornando in casa Roma, è proprio l'atteggiamento dei giallorossi, anche perché si iniziano a susseguire le voci anche del prossimo allenatore, l'addio di Fonseca, quindi sono veramente troppo proiettati alla prossima stagione, come anche giusto che sia, forse perché sentono anche un po' gli obiettivi del campionato sfumare via. Discorso similare può essere fatto anche in casa Milan, e nonostante ciò però mi aspettavo una Roma comunque diversa in queste ultime giornate. Parliamo proprio del Milan, insomma l'hai introdotto anche per restare in tema di un'altra squadra romana, cioè la Lazio. Si sono affrontate ieri una partita che alla fine è finita molto male per il Milan, che in un momento di forma difficile, complesso, non si riesce più ad ottenere quel risultato atteso. Al momento la squadra di Pioli, dopo un inizio di stagione straordinario, al momento non avrebbe neanche la qualificazione in Champions League.
La situazione è difficile, anche la Lazio, una Lazio che è la stessa, che ha perso a Napoli in quel modo così complesso, ritrova forza, consistenza, vince e allo stesso tempo però può essere che la Champions non verrà raggiunta dalla squadra di Inzaghi. Dall'altro lato invece, come si diceva, un Milan difficile, legato anche ad una situazione, un gesto che non è piaciuto a fine partita, lo scambio di maglie Donnarumma-Reina, un sorriso che insomma ai tifosi non è andato giù, si parla del rinnovo, Raiola sta facendo la sua, insomma un po' di caos. Sì, un bel po' di caos in casa a Milan con i tifosi che sono veramente arrabbiatissimi per questo finale di stagione quasi imprevedibile dei rossoneri. Secondo me c'è stato prima di tutto un calo psicologico, perché da quando l'Inter è volata via, appunto è volata, scusatemi il gioco di parole, però c'è stato proprio quasi come un atteggiamento remissivo molto spesso dei rossoneri, poiché il secondo posto qualche settimana fa sembrava essere scontato, blindato, beh. Esatto, scontato. Così come comunque la qualificazione e il ritorno in Champions, cosa che invece adesso è stata messa più che in discussione, complice anche una giornata di campionato molto molto particolare, anzi sono un paio di giornate anche col turno infrasettimanale che ne stiamo vedendo veramente delle belle, ma soprattutto poi sono iniziate a calare anche un po' di consapevolezze nel Milan, perché le altre sono cresciute. L'Atalanta è una macchina da guerra inarrestabile, il Napoli sta facendo molto bene, la Juve continua comunque a scricchiolare un po', e quindi il Milan si è sentito privato di tutte le sue sicurezze dell'inizio campionato. Sicuramente c'è anche la stanchezza, perché arrivati in questa fase della stagione molte squadre, come ad esempio anche il Benevento, sono anche stanche psicologicamente ma anche fisicamente, e da lì poi con i risultati che non arrivano si perde consapevolezza e c'è anche un po' di caos per quanto riguarda le scelte di Pioli, e coloro che dovrebbero fare la differenza in campo riescono un po' meno a risolvere le gare. Quindi sono un po' tutte queste caratteristiche. Sarebbe però un peccato per il Milan, soprattutto più ancora della Lazio, poi arrivo a parlare anche dei biancocelesti, non raggiungere comunque un piazzamento europeo, perché al momento sono tutte un po' in bilico, diciamo, non ci sono certezze a parte l'Inter che è lì ormai e è nessuno prima. La smuove. Esattamente, però per il Milan sarebbe veramente un peccato, anzi secondo me merita non solo un piazzamento Champions per quanto visto anche nel finale della scorsa stagione, perché ormai è come certo. Se fosse un unico campionato, poiché si sono fermati veramente per pochissime settimane tra la fine del campionato e l'inizio del nuovo campionato. Sta facendo vedere, ha fatto vedere cose molto positive, quindi sarebbe un peccato. La Lazio assolutamente squadra da non sottovalutare anche nell'ultimo periodo, l'abbiamo detto, le romane questa stagione sono state molto strane, un po' per situazioni diverse, la Lazio è stata troppo altalenante nei risultati e questo ha penalizzato, però quando trova la giornata giusta sia dei singoli ovviamente che proprio come amalgama di squadra, può veramente mettere in difficoltà chiunque questa Lazio. Sì, sicuramente poi quando hanno la possibilità e la fortuna di avere Correa in giornata, che è un giocatore a mio avviso straordinario, sì. si sono visti i risultati, una vittoria secondo me netta. C'era il punto interrogativo sul fallo di Çalhanoğlu, sul raddoppio proprio del tucumano, ma insomma una sconfitta che secondo me per il Milan è meritata. Ma un'altra sconfitta che può arrivare nel Milan riguarda proprio il rinnovo di Donnarumma. Più o meno il Milan è quasi salito intorno agli 8 milioni a stagione, Raiola ne chiede 12. Il club si è tutelato, sembra aver già comunque allacciato bene i rapporti con Mike Maignan del Lille, tra l'altro utilizzando anche il precedente di Rafa Leao che si è trasferito proprio dalla Francia a Milano. Vogliono rinnovare Donnarumma, insomma nato, cresciuto nel Milan, fatto esordire nel Milan, ma questo tira e molla non piace, e soprattutto quello che è successo ieri non è andato molto giù. Non a caso, insomma, il web su questo è un posto tra virgolette anche malefico, è stato fatto quasi una sorta di collage dove si vedeva la foto di Donnarumma, il momento, lo screen diciamo, e nello stesso tempo la testa cupa di Saelemaekers che usciva dal campo e quella nascosta dalla mascherina di Maldini in tribuna.
Ma sì, assolutamente. Essere professionista vuol dire anche tutelare questi aspetti e soprattutto mettersi nei panni anche dei tifosi che non possono neanche andare allo stadio, quindi soffrono certo. da casa in questo periodo. Quindi bisognerebbe assolutamente evitare certi tipi di atteggiamenti che sono ancora più gravi quando si parla di richieste forse esagerate al proprio club, il proprio club che, come hai detto tu, ha dato grandissima fiducia a Donnarumma sin da piccolissimo. Sì. Quindi ha veramente investito tanto, ma anche in termini di fiducia, di risultati nel proseguire questo rapporto. Il Milan assolutamente, come hai detto, vuole rinnovare Donnarumma, ma Donnarumma vuole realmente rinnovare col Milan? Questa è un po' la mia domanda, perché nel momento in cui si pensa soltanto a questa forbice, a questa differenza economica, e stiamo parlando anche di 8 milioni di euro, cioè sono comunque tantissimi certo. per un ragazzo molto molto giovane che sicuramente proseguirà a prescindere dal Milan la sua carriera. Però quando si parla poi di un divario così ampio con un procuratore che sappiamo ovviamente presta il fianco a queste tecniche, a questi meccanismi, un po' il dubbio mi viene. Quindi se c'è una rottura, oppure se l'imperativo massimo di Donnarumma ovviamente è monetizzare, prendere quanto più possibile, forse è il momento che le strade si separino. Può essere sicuramente un'opzione, come si diceva, lanciato appunto dal Milan. Come dicevi giustamente, non manca il mercato a Donnarumma, sicuramente, insomma, portiere della nazionale ancora giovanissimo, non dimentichiamo che è un classe 99. Tra questi club che interessano naturalmente il giocatore italiano c'è la Juventus, e qui si apre un altro tema particolare, una Juventus anche strana, forse un po' strana come le romane. Un pareggio, come dire, che ci può stare, magari vista la situazione di classifica della Fiorentina, che sta lottando ancora per una salvezza, ma la Juventus è ancora in zona Champions League. Parole a inizio, prima della partita, di Paratici, ha detto: una stagione non sta andando come ci immaginavamo, però Pirlo rimane in caso di Champions League. Rimbalzano, insomma, nelle prime giornate della settimana voci anche di un possibile esonero, potrebbe traghettare Tudor fino al termine della stagione in caso di sconfitta a Udine. Una stagione difficile, la Champions è lì, ma la Juventus vista a Firenze, insomma, ha pochi lati positivi da salvare. Guarda, a me dà fastidio quando ascolto le dichiarazioni dei protagonisti, che poi sono anche ovviamente più esperti e sicuramente molto più esperti di noi, che legano il futuro degli allenatori ai risultati, nella fattispecie ovviamente certo. non parliamo di retrocessioni o scudetti, bensì di zona Champions. Credo che il percorso della Juve, a prescindere dalla zona Champions, quindi dal piazzamento meno in Champions, debba essere giudicato a prescindere, e secondo me è molto molto fallimentare, soprattutto rispetto alle aspettative. Le premesse, certo. Esatto. Quindi, a prescindere, io fossi la società Juventus, prenderei una decisione per quanto riguarda il futuro di Pirlo, perché è vero, ci sono state condizioni diverse, una Juve con una rosa diversa rispetto agli scorsi anni, si è voltato anche pagina per iniziare un progetto nuovo, un progetto diverso in ampliamento, però sinceramente non sarei assolutamente soddisfatta di ciò che ho visto quest'anno, sia a livello di gioco che come organizzazione da parte dello stesso Pirlo. Quindi io fossi la Juve non lo confermerei, sinceramente punterei ad altro, anche perché, come diciamo spesso, abbiamo detto spesso anche nelle scorse puntate, è probabile che arriveranno anche delle piccole rivoluzioni in sede di mercato, lo stesso futuro di Cristiano Ronaldo in bilico. Quindi volterei nuovamente pagine e ricomincerei sinceramente con un altro progetto tecnico, con un altro allenatore, a prescindere dal piazzamento Champions o no, che non dipende soltanto dalla Juve ma anche certo. dalle avversarie. Sono tante le squadre, insomma, coinvolte. Chi sicuramente andrà in Champions League, ma è anche molto più vicina a un altro traguardo, è l'Inter. Impossibile non parlarne, e a questo punto io ti chiedo: manca pochissimo, l'ha detto Conte, quindi non sono parole personali, sono al 95% dello scudetto, insomma manca davvero poco. E dunque, in attesa di questo ormai trionfo dopo 9 anni di Juventus, è un'impresa oppure era davvero, non dico il minimo sindacale, ma insomma era l'obiettivo cui l'Inter doveva puntare?
No, però io la vedo un po' come un'impresa, quindi sono per la prima ipotesi. In primis è un Inter, lo diciamo spesso, molto diversa da inizio campionato, certo, che è maturata ed è consapevole poi che l'obiettivo è molto vicino. Basti guardare l'esultanza di Conte a fine partita, che è sempre più rabbiosa, quindi aggiunge sempre uno step successivo alle sue esultanze, alla sua proprio garra in campo, certo, la sua voglia di conquistare questo traguardo. È un Inter alla quale nulla era precluso all'inizio della stagione anche dare fastidio alle prime della classe. Sicuramente l'Inter non si aspettava, secondo me, una classifica di questo genere, perché anche gli scorsi anni la Juventus è stata sempre protagonista, certo, il Napoli ha dato fastidio, il Milan andava fortissimo, quindi secondo me si aspettava comunque di lottare punto a punto fino alle ultimissime giornate. Invece un po' il campionato, epoca Covid, come ben ricordiamo, ma anche un po' il rallentamento delle inseguitrici ha fatto sì che l'Inter poi nel girone di ritorno potesse assolutamente dilagare, ma lo merita questo, sì, scudetto, e questa è la cosa più importante. Nonostante questi 1-0, lo vediamo, sono comunque molto importanti e da squadra, perché vediamo una grande organizzazione anche dietro a questi risultati, un Inter che sa anche soffrire, perché sì, ovviamente le occasioni ci sono state, ma ha saputo preservare anche questo 1-0, andando poi in gol ogni settimana con giocatori diversi, proprio a confermare ancora di più quest'idea di squadra che ha saputo dare Conte, un po' anche di identità, certo, dello stesso allenatore. Però uno scudetto meritato, e finalmente abbiamo visto qualcosa di diverso quest'anno, e spero che sia anche un po' da apripista per i prossimi anni, con il grande progetto della Roma, con un Napoli che comunque può dire anche la sua, la Lazio che comunque sta facendo bene, l'Atalanta, sicuramente, che è arrivato il momento anche di alzare ancora di più questa asticella, quindi magari possiamo vedere veramente dei bei campionati. Sì, proprio sull'Atalanta sicuramente una grande stagione, ormai non è quasi più una sorpresa, insomma, la squadra di Gasperini, ne abbiamo parlato anche in qualche altra puntata qui a Sport 91 Live. Intanto comunque la squadra è quel che è, Gasperini ogni anno sembra migliorare, sembra quasi, come dire, difficile, perché comunque ci sono investimenti mirati, giocatori di grande livello che però continuano a far aumentare il livello dell'Atalanta, e nel frattempo è arrivato un secondo posto, c'è un secondo posto, una Champions non ancora conquistata, però l'Atalanta sta disputando davvero una grande stagione. Sì, l'ennesima grandissima stagione, e proprio per questo motivo ci aspettiamo tutti un po' il salto di qualità di questa Atalanta, anche perché è fatta una rosa di calciatori, sì, molto molto promettenti, bravissimi, che hanno saputo formare un gruppo veramente con tanto entusiasmo, certo, un gruppo coeso, perfettamente allenato da Gasperini, che ormai giocano tutti a memoria, ma con una facilità veramente disarmante, un Atalanta formato Europa che ha comunque fortemente convinto. Quindi tutti quanti ci chiediamo adesso cosa si può fare mai di più. Assolutamente magari un po' di esperienza in più per quanto riguarda il comparto internazionale, soprattutto nel caso di secondo posto, comunque di altissima classifica anche per giocare la Champions, con ancora più possibilità per arrivare più avanti possibili, visto che ha saputo far bene anche lì. E perché no, puntare anche al primo posto il prossimo, certo, anno, quindi nulla è precluso, anche perché è un Atalanta che gioca bene, diverte, si diverte, quindi è giusto alzare un po' quell'asticella. Sì, adesso manca praticamente solo quello, insomma, una squadra che ha provato anche, non solo l'anno scorso, anche quest'anno è stata eliminata comunque dal Real Madrid, quindi sta iniziando pian piano anche a fare la giusta esperienza, sì, in ambito europeo, pensare naturalmente di puntare ad obiettivi più prestigiosi per la compagine del presidente Percassi, potrebbe essere sicuramente una giusta soddisfazione. C'è ancora la Coppa Italia da, certo, disputare, c'è la finale, sicuramente c'è ancora la finale, c'è la possibilità, sicuramente, insomma, la differenza con la Coppa Italia è che è una competizione un po' particolare, il campionato è lì secondo me che va a dimostrare quella che è la forza di una squadra che, insomma, a mio avviso gioca davvero un gran calcio, il migliore in Italia, e quando hanno il numero 9 colombiano in forma non ce n'è davvero per nessuno. Noi ci prendiamo intanto un piccolo break, ritorneremo perché c'è ancora da parlare del focus delle squadre campane e della prossima giornata di Serie A, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis,
quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci rientrati in studio qui a Sport 91 Live, come tutti i martedì, in compagnia di Alessia Bartiromo. Dopo l'analisi della giornata numero 33, la facciamo proseguire con il nostro consueto focus delle squadre campane, che parte con il Napoli. Napoli che non più di qualche mese fa era dato per spacciato, Gattuso doveva andar via, adesso forse comunque il destino sembra segnato. Il Napoli però intanto, a rigor di classifica, raggiunge il terzo posto. Eh sì, un risultato quasi sperato per la truppa azzurra, che una volta eliminate tutte le distrazioni, quindi Coppa Italia, Europa League, si è lanciata in campionato, complice anche il recupero di quasi tutti gli infortunati tranne Lungodegenti, ha saputo finalmente rispecchiare le richieste del proprio allenatore, allenamento tipo, settimana tipo, certo. Quindi ha potuto limare anche un po' i suoi difetti per quanto riguarda la difesa, nonostante ogni tanto, non è il caso ovviamente della gara di ieri, ma c'è sempre qualche piccolo blackout, qualcosa da limare, un attacco praticamente mortifero che è diventato cinico in tutti i suoi elementi, chiunque giochi sa fare la differenza, sono tutti in forma, focalizzati e concentrati. Gattuso ha saputo dare finalmente anche la giusta quadra al centrocampo, che è stato sempre un po' un elemento con un punto interrogativo durante gli ultimi mesi, complice appunto secondo me i vari tentativi in campo, l'avere tutti a disposizione, il grande stato di forma di un veramente Zielinski incredibile, piuttosto che un giocatore imprescindibile come Demme, molto importante, sì, per le dinamiche e per il gioco che vuole dare Gattuso al suo Napoli. Quindi tutto sta andando particolarmente bene, forse quello visto a Torino è stato uno dei migliori Napoli della stagione, che non ha dato mai la sensazione di poter perdere di vista l'obiettivo o di poter cedere il passo al Torino ovviamente, quindi ha subito chiuso la pratica in pochissimi minuti, sì, in avvio, con due gol di pregevole fattura veramente, soprattutto quello più inaspettato di Bakayoko, che ci ha ricordato altri giocatori veramente di un livello stratosferico, quindi è stato bravissimo, e la classifica ora si fa molto interessante. Classifica interessante, e qualora il Napoli insomma dovesse avere non solo i gol ma anche le prestazioni di giocatori che magari sono un po' meno sotto i riflettori, penso non tanto a Bakayoko ma ieri anche Isai, molto positivo, difesa secondo me sufficiente anche da parte, sì, di Rachmani, quindi questi giocatori che magari sono meno, come dire, sul tra virgolette piedistallo, potremmo dire così, però riescono a dare quella compattezza che al Napoli serve. Il doppio frangiflutto, diciamo, tra Bakayoko e Demme ha funzionato molto bene per respingere il centrocampo a tre invece schierato da mister Nicola. Dunque il Napoli che prosegue, dunque la Champions League è un obiettivo, e lì non è facile perché insomma, come dicevamo anche prima, sono tante le squadre che stanno lottando, la Lazio è a 61, ma c'è una partita non facile, ma una partita sulla carta da tre punti contro il Torino, dunque una Champions League che sta piacendo molto, è diventato diciamo lo scudetto dell'Italia in questo momento. Sì, sicuramente la lotta più aperta e più infuocata possiamo dire in questo momento della classifica, anche perché nelle zone basse gli ultimi due posti sembrano ormai certi, quindi sì, c'è le
questa bagarre per il terzultimo posto, molto molto combattuto, poi sicuramente ne parleremo a breve con il Benevento. Fatto sta che questo Napoli, in quanto intensità, in quanto visto e anche qualità della rosa, meriterebbe assolutamente, certo, la Champions. Non ti so dire però al posto di chi, perché ognuna una resterà fuori, certo. Sì, diciamo che al momento, ricollegandomi al mio discorso iniziale, come stagione fallimentare ti potrei dire la Juve, certo, potrebbe restare fuori, anche perché è quella che dà meno certezze. Però anche il campionato, il proseguo di campionato del Napoli, il calendario, anzi per essere precisi, non è facilissimo. Anzi, già a partire da questo weekend con il Cagliari, che molti avevano dato per spacciato, già arrendevole e remissivo, ma sta facendo veramente molto molto bene, quindi non credo si vesta da vittima sacrificale contro il Napoli. E Napoli inoltre che sta dimostrando di essere molto lucido, non solo con le big come visto, certo, contro Milan, Roma nelle scorse uscite, ma anche contro le piccole, ed è questo poi quello che è mancato in questa stagione con queste 9 sconfitte rimediate, qualcuno ovviamente anche con le big come ad esempio Juve, Lazio e così via, con anche l'Inter Milan all'andata, esattamente. Però si è visto comunque un Napoli che finalmente riesce a giocare in scioltezza, essere ben focalizzato anche contro le medio-piccole. Sì, diciamo forse l'unico, tra virgolette, dispiacere della partita dell'Olimpico Grande Torino è stata la mancata realizzazione di più gol che sarebbero, sì, stati utili nell'ottica della differenza reti, molto importante. Questo secondo me ancora non l'hanno capito, sì, perché sono un po' di partite che si vede questa problematica, quindi questo meccanismo lo devono ripassare in settimana. L'arrivo a pari punti è molto importante, e dunque, sì, la possibilità di segnare più gol. Ci hanno provato, perché insomma Sirigu si è reso protagonista di più di un grande intervento. A mio avviso sono stati 2 palli colpiti, prima da Zielinski e poi da Insigne, però sicuramente insomma un pochino di cattiveria agonistica in più avrebbe fatto bene al Napoli, che comunque, come dicevamo, prosegue il sogno Champions League. Sul futuro però continuano ad esserci dei dubbi, continuano ad avvicendarsi allenatori. L'ultimo in ordine cronologico che ti è piaciuto il giusto quando ne abbiamo parlato in redazione è quello di Luciano Spalletti. Sì, se ne parla tantissimo, a me sinceramente non convince particolarmente, ho visto anche in gran parte della tifoseria, forse anche un po' influenzata dal caos mediatico su Totti, sui vari, certo, film, le serie TV del periodo. Però in una piazza delicata dove anche la gestione dei calciatori è molto complessa come quella di Napoli, non so il temperamento e il carattere di Luciano Spalletti quanto possa aiutare piuttosto che essere un problema. Quindi vedrei assolutamente un altro tipo di allenatore, anche con un carattere forte, perché il carattere forte soltanto per avere a che fare ovviamente con un altro carattere forte come il presidente De Laurentiis ovviamente, certo, ci deve essere. Però vedrei bene sicuramente un allenatore dal carattere forte, dalle idee chiare, con magari anche esperienza internazionale, ma che sappia gestire non solo i campioni ma anche i nuovi talenti, quindi un mercato che sicuramente sarà in prospettiva come quello verso il quale è indirizzato il Napoli. Quindi sono ancora un po' scettica su Spalletti, ma resto molto decisa invece sulla decisione, altro gioco di parole, di non confermare Gennaro Gattuso. Sì, insomma, non è piaciuta neanche ai molti, nel senso, come dire, si può mai, tra virgolette, insomma, parafrasando, gettare tutto alle ortiche per un litigio. Insomma, il progetto di Gattuso sembrerebbe essere un progetto, come dire, comunque valido, un allenatore giovane, neanche a farlo apposta. Si possono fare, secondo me, i giusti paragoni. Questa mattina il Bayern Monaco ha confermato l'acquisto di un altro tecnico giovane emergente, come Julian Nagelsmann. Lui sì che è veramente giovane. Pagando però una clausola importante, milionaria, oltre 20 milioni. Naturalmente il Lipsia, diretta concorrente, ha ben pensato di farselo pagare quanto ritiene il valore dell'allenatore. Però può essere una domanda, nel senso, ha comunque senso spendere 50-60 milioni per un giocatore, ma quando si tratta di spenderne una ventina per un allenatore, perché no?
Poi qui in Italia c'è proprio la mentalità diversa, nel senso che ricordo anche ai tempi dello scudetto del Napoli che lo dicevano non solo persino mio nonno, ma anche un po' le voci veramente di corridoio, che alla fine l'allenatore ha sempre un peso specifico relativo nell'andamento di una squadra, perché sono sempre poi i giocatori che vanno in campo a fare la differenza. Un po' l'abbiamo visto anche con il Napoli di quest'anno, che non sempre ha avuto lo stesso temperamento del proprio allenatore. Quindi è spesso anche una questione psicologica, anche una questione di esperienza, di carattere, di leadership degli stessi giocatori. Secondo me però bisogna venirsi sempre incontro, quindi ci vuole sì un allenatore con le idee chiare, ma soprattutto un mercato in sinergia, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Anche questa è una cosa che è un po' mancata al Napoli negli ultimi anni, perché molto spesso venivano acquistati calciatori non funzionali, certo, o almeno che non completavano tatticamente lo scacchiere che richiedeva poi lo stesso allenatore o il modulo di cui si voleva usufruire. Quindi assolutamente serve un mercato quanto più sinergico per fare la differenza, però dovendo investire, ovviamente nel caso ad esempio del Napoli, che non ha a disposizione tutto il denaro del Bayern, investirei sì sull'allenatore, quindi non prenderei un allenatore assolutamente emergente. Investire una parte sull'allenatore e una parte su qualche giocatore comunque di leadership, soprattutto se dovesse andare via ad esempio un faro come Koulibaly. Allenatori che cambiano, ce ne sono alcuni che al momento restano, ovvero la figura di Filippo Inzaghi, lo ha confermato il presidente Vigorito dopo aver introdotto un silenzio stampa, ne ha parlato proprio lui ai colleghi beneventani. La situazione è difficile, è arrivata un'altra sconfitta pesante contro l'Udinese, una sconfitta che fa male perché adesso il Benevento si è agitato molto, è una situazione difficile in questo momento. Io personalmente, dico la verità, non mi aspettavo, vedendo anche il valore della rosa dei Sanniti, il presidente ci ha messo tanti investimenti, insomma anche a gennaio con l'acquisto di Gaich, intanto però la classifica parla e il nostro unico metro di giudizio è il Benevento si è fatto rimontare dal Cagliari. E sì, sono sempre i risultati che poi devono parlare, certo, così come il verdetto del campo, tutto ciò, il potenziale, tutto ciò che si costruisce intorno ad un certo punto è sempre secondario. Abbiamo qui la classifica davanti a noi ed è veramente molto molto critica, anche perché il calendario del Benevento non è assolutamente facile, anzi già nelle prossime gare ci potrebbero essere altri stop, ma perché fondamentalmente nelle ultime due giornate, dove si potevano fare punti, e l'abbiamo detto anche a prima Serie A con il direttore Gaudiano, purtroppo ciò non è avvenuto. Ho parlato anche con numerosi colleghi di Benevento proprio per cercare di capire le dinamiche interne dello spogliatoio, e lì dopo i vari litigi, anche come quello tra Schiattarella e Insigne, piuttosto che dopo ovviamente i risultati che non arrivano, c'è stato un crollo psicologico, anche perché pensavano, un po' come abbiamo detto appunto prima con il Milan, che dopo la vittoria con la Juve ormai era fatta, avevano più di un piede e mezzo verso la salvezza, anche perché le ultime di bassa classifica non andavano assolutamente, poi hanno iniziato a correre ed è successo l'incredibile. Guardando ovviamente anche inizio stagione anch'io, ma anche guardando la rosa tutt'oggi, non avrei mai pensato una situazione del genere, anzi eravamo divertiti dal gioco del Benevento, dall'atteggiamento della squadra di Pippo Inzaghi. Mi fa piacere però che il presidente Vigorito gli abbia dato fiducia, lo abbia comunque riconfermato per queste ultime giornate, anche perché non avrebbe avuto senso mandarlo via e ricominciare magari con un traghettatore. Quindi è bene giocarsi tutte le chance possibili in quest'ultimo scorcio di campionato e sperare ovviamente anche negli avversari, perché questa lotta per il terzo ultimo posto è veramente agguerrita. Come dicevi giustamente, però il campionato dei Sanniti non è dei più facili, da qui a quello che manca al termine della stagione. La prossima è una partita difficile a San Siro contro il Milan. Andiamo dunque a leggere la 34esima giornata che si apre sabato 1 maggio con Verona Spezia. Alle 18 il Crotone ospita all'uscita l'Inter, poi l'altra squadra di Milano, il Milan appunto, sarà impegnata nell'anticipo appunto contro il Benevento, poi domenica lunch match alle ore 12:30 tra Lazio e Genoa, il Cagliari va al Maradona contro il Napoli, Sassuolo Atalanta alle 15 insieme a Bologna Fiorentina, poi alle 18
la Juventus sarà ospite alla Dacia Arena di Udine contro la compagine di Mister Gotti. Il posticipo domenicale è quello tra Sampdoria e Roma, che vedremo come arriverà alla sfida di Marassi dopo l'impegno europeo contro il Manchester United. Chiude una sfida salvezza, la giornata numero 34, lunedì 3 maggio alle 20:45 c'è Torino-Parma. Insomma, belle partite, tanti testa coda comunque, soprattutto l'Inter-Milan, ma c'è anche Lazio-Genoa, insomma partite che sono davvero interessanti. Sì, anche Torino-Parma mi intriga particolarmente, ma anche si giocano molto. Sì, molto, assolutamente, anche perché il Torino ha sempre questo bonus della partita da recuperare con la Lazio, quindi magari pensava anche di arrivarci un po' meglio in classifica strappando anche un punto al Napoli, visto che è abituato a strappare punti alle big, invece si è complicato un po' la vita, ma non sono queste le partite da vincere ovviamente per il Toro, anche che sta in un ottimo momento nonostante il KO contro gli azzurri. Poi sì, assolutamente ci sono gare di squadre che devono confermarsi, quindi c'è un Bologna-Fiorentina, con la Fiorentina che mi aspetto comunque che possa proseguire con queste prestazioni, e permettimi Vlahovic, il rigore che ha calciato contro la Juve è stato veramente, ci siamo anche confrontati, è stato personalità, un carattere, sicuramente sì, personalità. Per un 2000 un momento così, mamma mia, infatti tutta salute, come si dice un po' in gergo, un calciatore che farà impazzire secondo me il mercato estivo e comunque sarà nel mirino delle big non solo d'Italia ma persino d'Europa, assolutamente. E poi sì, l'Inter, vabbè, è inutile manca parlarne. Ma lo dicevamo prima, in caso di vittoria dell'Inter e non vittoria dell'Atalanta contro il Sassuolo, i nerazzurri già possono festeggiare matematicamente. Sì, penso che comunque il Crotone voglia divertirsi. Certo. Un po' come Passerella, si voglia divertire senza pressioni, proverà a non imbarcarne troppi, però assolutamente, magari, come si dice, mettere il pullman davanti alla difesa e via, vediamo quello che succede. Sono curiosa anche di vedere la Juventus. Sì. Poiché ovviamente ha bisogno di punti, e gara del Napoli l'abbiamo detto molto difficile, Benevento non ne parliamo proprio, è difficilissima perché penso che il Milan in questo momento non possa permettersi più passi falsi, quindi contro il Benevento dovrà assolutamente dare il massimo, ma chissà. È stata sempre una partita poi abbastanza entusiasmante quella tra Milan e Benevento, quindi potrebbe riservare qualche sorpresa. Idem Lazio-Genoa, la butto lì. Sicuramente tante partite che tra virgolette sono comunque piacevoli, non tanto insomma per le due squadre ma per tutti gli appassionati a casa, perché le squadre devono fare il massimo per raggiungere i rispettivi obiettivi e poter continuare quelli che sono i sogni. Dunque, da un lato il sogno Champions League, l'Inter vicinissimo allo scudetto, dall'altra però le squadre coinvolte stanno cercando di ottenere una salvezza difficile, in particolar modo il Cagliari che sta facendo una rimonta davvero notevole sotto la guida di Mister Semplici. Obiettivi che sono stati raggiunti invece, e così chiudiamo il nostro focus, dalla Casertana, però al Massimino di Catania contro una squadra che, parafrasando Mister Guidi, è la più forte del campionato dopo la Ternana, è arrivata una sconfitta pesante 3-0, dove sì, giusto rimarcare gli errori individuali, in particolar modo del rientrante portiere Avella, però insomma c'è stata una differenza di categorie ben presente tra le due squadre. Sì, non c'è stata storia, è stata una partita senza storia, come ha analizzato benissimo Mister Guidi. Errori sì individuali, che sono stati figli sicuramente anche di una trasferta molto lunga in pullman da parte dei falchetti, quindi sicuramente saranno arrivati anche con un po' di stanchezza anche per la settimana precedente molto molto dura, con tante gare da giocare in un'unica settimana, quindi assolutamente un passo falso che ci può stare. Obiettivo raggiunto anche se non al 100%, certo, perché c'è domani il recupero tra Turris e Cavese che potrebbe raggiunto, parlavo di salvezza. Ah, perché all'inizio okay. i playoff diciamo la Casertana ha il suo punto diciamo a favore per la giornata di domenica, giocherà contro la Paganese, però potrebbe raggiungerlo già domani. Esattamente, come anche in caso a questo match point importante, poi ci sarà il derby domenica, sanguinoso ovviamente in termini sportivi, non per altro, è sempre un derby, quindi ha sempre il fascino del derby poi in serale ancora di più, e assolutamente la Casertana spera di raggiungere questo piazzamento
scudetto playoff, che sarebbe la ciliegina su una torta veramente che la Casertana si è gustata poi in questo girone di ritorno, dopo tutte le difficoltà del girone di andata, la squadra colpita quasi interamente dal Covid, la gara contro la Viterbese d'andata, 9 uomini, le scarpette rubate solo per dirne alcune, i giovanissimi che si sono dovuti abituare alla categoria, quindi ha dovuto superare veramente tante difficoltà, e sarebbe veramente il suggellare la stagione nel migliore dei modi. Ovviamente la Casertana non farà i playoff per vincere, certo, comunque per arrivare fino in fondo, perché non sono questi gli obiettivi stagionali, ma assolutamente per divertirsi e per portare in alto il nome di Caserta sempre a testa alta. Sicuramente una stagione particolare, lo ha ricordato non solo adesso Alessia, ma anche in conferenza stampa post Catania, sia mister Guidi, sempre molto lucido a mio avviso nelle analisi, anche un giocatore che di categorie ne ha viste come Cristiano Del Grosso, hanno detto sì, vanno riconosciuti i meriti al Catania, squadra superiore, però i playoff sono alla portata, sarebbero il giusto coronamento per una stagione che è iniziata in modo difficile, la salvezza è arrivata, perché non puntare ai playoff? E dunque, in attesa di queste partite dove la Casertana potrebbe, diciamo, svolgere il ruolo di outsider, ti chiedo, anche dall'alto sicuramente della tua esperienza nel campo, insomma segui la Casertana da tantissimi anni, a cosa si può puntare? C'è il progetto stadio, insomma l'anno prossimo che anno deve essere secondo te? Il progetto stadio c'è ed è concreto ed è importantissimo, quindi assolutamente un punto importante sul quale ripartire già dal prossimo anno. Ovviamente è un progetto un po' a lungo termine, perché certo, si parla di restyling totale, non solo dello stadio ma di tutta la zona, quindi una riqualificazione totale della zona stadio. Quindi ovviamente per essere terminato ci vorrà un po' di tempo, con il Covid ci vorrà un po' di, non dico anni, ma almeno un annetto. Un po' di tempo in più. Un po' di tempo in più, infatti si pensa comunque alla prima pietra simbolica già dall'estate, ci potrebbe essere qualche rallentamento, ma il progetto secondo me è la cosa importantissima, è proseguire su questa strada, perché negli ultimi anni la Casertana ha sempre smantellato in estate ciò che di buono, di ottimo aveva fatto nella stagione precedente, ha sempre cambiato guida tecnica, ha sempre cambiato lo staff, la gran parte dei calciatori, lasciando soltanto una piccolissima ossatura magari di calciatori meno d'esperienza. Invece già il rinnovo di mister Guidi è stato importantissimo, perché è solo così che si può dare continuità ad un progetto, ovviamente confermando l'allenatore nel momento in cui faccia bene, ovviamente, ma anche nel momento in cui si parla di rinnovo di tanti calciatori, nel momento in cui si vuole mantenere questo zoccolo duro di calciatori di prospettiva, magari anche quelli più talentuosi, ne ha parlato anche settimana scorsa in conferenza Cuppone, che ci terrebbe a proseguire questa esperienza con la Casertana, anche se ovviamente ambitissimo, credo e sono certa anche dalle categorie superiori, non solo in Serie C, lo meriterebbe davvero, però è questo ciò che potrebbe fare la differenza in casa casertana, in modo che quando lo stadio è pronto finalmente potrebbe alzare ancora di più l'asticella e, perché no, provare anche a cullare il sogno promozione. Un futuro che naturalmente tutti i tifosi della Casertana si augurano, sono sicuramente i primi a soffrire di questa situazione pandemica, insomma mister Guidi in più di un'occasione ha detto ci mancano molto, perché sono insomma il carburante non solo naturalmente della Casertana ma di tutte le squadre. L'auspicio naturalmente che questo difficile periodo pandemico possa già abbandonarci quanto prima. Tra l'altro, piccolo off topic, in Inghilterra la finale di Carabao Cup ha visto 8.000 spettatori nella vittoria, nel 30° tra l'altro trofeo di Pep Guardiola, quindi complimenti all'allenatore del City. Sicuramente insomma un pizzico di normalità, ne dovrebbero essere addirittura 20.000 nella finale di FA Cup, quindi insomma l'Inghilterra sta provando a riaprire, ci auguriamo tutti che possa succedere anche qui. Ale, noi siamo in chiusura, io ti ringrazio come di consueto, rinnovo l'appuntamento con Prima Serie A il venerdì alle ore 21:30, noi qui a Sport 91 Live ci vediamo invece martedì prossimo. Grazie Ale, davvero. Grazie mille a te Franci. L'appuntamento dunque è venerdì, martedì prossimo alle ore 21:30 qui con Sport 91 Live. Grazie a voi da casa per averci seguito, arrivederci e buon proseguo di serata.